Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Rims Racing e stiamo per affrontare la terza gara del campionato Steel Bull Cup, il campionato Endurance. Siamo a non mi ricordo come si chiama, Zolder, ecco Zolder, e siamo sull'asciutto per la prima volta in questo campionato. BMW M1000RR, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito in pista, ma prima di proseguire mi raccomando lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati e iscrivetevi anche su Twitch e Instagram. Andiamo! Eccoci arrivati al circuito di Zolder, non lo facevamo da un po' in effetti. E vediamo subito che assetto utilizzare per questa gara. Sicuramente non questo assetto che è da bagnato, userei un assetto molto più rigido. Ecco, non avevamo fatto l'assetto da asciutto per la BMW, vabbè. Ok, molto più rigido, però è anche vero che il cambio qua serve molto corto. Ok, questo è in ordine. Come gomme, ragazzi, io non so se mettere delle SC2 o SC3. Le SC2 dovrebbero durare tutta la gara, però non vorrei rischiare, che dite? Proviamo? Sicuramente SC1 no. Sicuramente questa no, dura 120 km, dove la mettiamo? Mettiamo SC2 davanti e dai, facciamo la stessa cosa pure dietro. Vabbè, no, ho messo una SCX, vabbè ragazzi, adesso la andiamo a togliere subito. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi su tutte le pagine Facebook, Instagram, eccetera eccetera. Ovviamente saltiamo, io mi faccio due giri di prova ma poi le salto. Eccoci qua in gara. Olè, siamo partiti. Alla fine ho optato per un SC2 dietro, ragazzi. Attenzione qua. Partenza buona. Oh, guarda questo all'esterno, mi scusi. Guardi che la spinco. Oh! Madonna, che rischio! Questo non fa bene alla gomma. Prima staccata veramente forte. Dopo l'aggiornamento la IA frena un poco prima rispetto a quanto avveniva in precedenza, appunto, dove l'IA veramente frenava molto. Oh, mamma mia, qua l'anteriore ci stava facendo ciao ciao. E qua derapone, attenzione, mi sa che si è bloccato pure l'anteriore, tanto abbiamo frenato. Dicevo, prima l'IA frenava molto più avanti rispetto a noi, riuscendo a portare la frenata molto più dentro la curva. E qua ci dà la penalità. No! Miracolosamente, direi. Spigoliamo molto. Andiamo avanti, molto bene. Che staccata qui, mamma mia, ragazzi. Allora ragazzi, dobbiamo cercare di guadagnare subito strada. In effetti ci stiamo un pochino riuscendo. Vediamo il distacco sul traguardo. Un secondo e mezzo, dai dai dai. Molto bene, molto bene. Cerchiamo di distaccare subito la compagnia, perché in questa parte del circuito la nostra moto soffre di più rispetto alla loro. Non ho capito il perché, ma è così in effetti. Soffriamo molto di più. Ci facciamo due giri. Attenzione lì. Dicevo, ci facciamo due giri adesso, due giri a metà gara più o meno, e poi due giri alla fine. Frenala. Ok, ce l'abbiamo fatta. Occhio a beccare il cordolo là, che è una saponetta. Tegan Sawyer in seconda posizione a 2 secondi e mezzo, quindi abbiamo guadagnato un secondo in un giro. Va benissimo, ok. Dobbiamo essere anche parsimoniosi coi freni, perché da quello che ricordo va bene sul bagnato, ma sull'asciutto i freni si consumano molto di più, specialmente in questi circuiti dove sono molto molto sollecitati. Potremmo arrivare con i freni un pochino stanchi. Va bene ragazzi, il secondo giro si è concluso. Io direi che possiamo anche saltare a metà gara, perché comunque stiamo guadagnando, stiamo andando veramente forte. E per ora non c'è nessuno in grado di impensierire la nostra posizione. 3 secondi
di vantaggio sul secondo, 3 secondi e 8, quindi quasi 4. Dai, ci vediamo tra poco. Siamo arrivati all'undicesimo giro, ragazzi, siamo già nel corso dell'undicesimo giro e come potete vedere sono diventate gialle gomme e freni. Nella fattispecie è diventato giallo il freno anteriore, non il posteriore, e la gomma posteriore, quindi a parti invertite praticamente. Dobbiamo stare attenti perché se a metà gara, ho visto adesso, poco prima di riprendere la linea, il freno era al 62%, significa che a fine gara sarà veramente, veramente stanco. Quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo cercare di frenare un pochino anche col posteriore e cercare soprattutto di non fare queste sbacchettate che la gomma se la magnano. Nel frattempo vedete che abbiamo 13 secondi e 4 di vantaggio sul secondo. E qua siamo arrivati lunghi. E non volevo rischiare, ragazzi. Tanto non ce la dà la penalità. Ma anche se ce la desse, andrebbe bene comunque. Olè. Occhio qui, va bene. Ok. Spigoliamo tanto. Subito la seconda. Per avere un po' più di tenuta di strada. Ecco, allora vi faccio vedere in questo rettilineo: 67% il battistrada posteriore, 72% la spalla. Invece l'anteriore sta bene, 79%. E il freno, quello che mi preoccupa adesso, addirittura al 50%. Anche quello posteriore si sta consumando, ora che vedo. Vabbè, perché appena è diventato giallo ho iniziato a usare di più il posteriore. Ecco, qua abbiamo fatto un altro lungo. Vabbè, dai. Ci sta a fare qualche errorino, anche perché, ripeto, i freni si stanno consumando, quindi lo spazio di frenata si è allungato tanto. Dobbiamo cercare di prendere le dovute contromisure. Dodicesimo giro che è iniziato, abbiamo superato ormai la metà gara. Sbacchetta un po' in uscita di curva, sbacchetta anche in ingresso, sbacchetta sempre sta moto, però... Raga, veramente divertentissima sta BMW. È veramente un piacere guidarla. Se non fosse per quel portatarga che non si può rimuovere, sarebbe anche bella da vedere. Però a livello funzionale funziona bene sta moto. Anzi, secondo me è una delle moto migliori di tutto il gioco. Poi magari vi faccio la classifica delle moto migliori e peggiori, se non sarà già uscita nel frattempo, ovviamente. Perché io il video lo registro, ma esce dopo una o due settimane poi. Va bene, ragazzi, allora, siamo tranquilli. Io direi che possiamo anche interrompere per un attimo la diretta. E alla fine di questo giro ci vedremo poi a fine gara per gli ultimi due giri. Oppure se succede qualcosa di importante prima. A tra poco. Allora, ragazzi, siamo al giro 14 e c'è un problema, e i freni sono diventati rossi. Ora, non so quanto dureranno ancora, però mi sono accorto appunto che lo spazio di frenata si è allungato enormemente. Qua adesso andremo lunghi, sicuro. No, non è vero, perché abbiamo frenato bene. Però è assurdo che un freno si consumi appunto dopo 14 giri. Andiamo a controllare. 37%. Porca vacca, è davvero tanto consumato. Quello posteriore, la gomma anteriore sta bene ancora, 68% il battistrada, è l'unica cosa consumata. E invece il posteriore è consumato anche lì, solo il battistrada al 56%. Non so, ragazzi, mi sembra strano questo consumo dei freni, è anomalo. In realtà ho cambiato anche la pinza, se non mi sbaglio, dopo l'ultimo video... E questo potrebbe aver causato una maggior presa sui freni, appunto, deteriorandoli maggiormente. Poi, boh, non lo so, eh. Potrebbe essere anche solo un evento del gioco. Però è strano che il freno si consumi così. Anche perché sul bagnato comunque le staccate le tiriamo e non hanno fatto sto lavoro qua. Però è anche... c'è anche da dire che qui a Zolder... usiamo molto di più i freni rispetto che in altre piste. Soprattutto ci sono tante curve lente
E i freni si consumano tanto proprio perché man mano che rallenti il freno si surriscalda perché prende meno aria sostanzialmente, quindi nei tornanti il freno si riscalda tanto e qua ce ne sono parecchie di staccate potenti. Va bene ragazzi, dobbiamo andare sul problema, dobbiamo viaggiare sul problema e buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ci vediamo tra pochissimo per gli ultimi due giri. Allora ragazzi, ci siamo, stiamo per iniziare il penultimo giro e adesso sono diventate rosse anche le gomme, cioè è appena diventata rossa anche la gomma, la posteriore suppongo. Eh sì, la posteriore è diventata rossa, ma solo il battistrada fortunatamente. L'anteriore sta ancora benissimo, è freschissimo, il freno anteriore invece sta al 12%, porca vacca. Questo arriva a zero alla fine della gara. Veramente tanto consumato. Io non vorrei fare come Vignales al Red Bull Ring. Dovermi buttare dalla moto praticamente. Ora stiamo molto attenti agli angoli di piega perché comunque anche se non è l'anteriore quello essersi consumato, il posteriore comunque tiene di meno perché tra l'altro la spalla del posteriore è gialla, non è più verde, mentre le spalle dell'anteriore sono ancora verdi, quindi tutto in ordine. Anche perché non frena più tantissimo la moto, quindi è in frenata che l'anteriore si consuma maggiormente, non si consuma più tantissimo. Fatto sta che siamo nel corso del penultimo giro e arriviamo lunghi. Molto bene. Vabbè, qua ci dà la penalità perché l'abbiamo fatta troppo forte. 2 decimi e mezzo, ce lo teniamo tranquilli. Me lo accollo. Tra l'altro vedete com'è rovinata la gomma? Sembra proprio piatta perché l'abbiamo consumata tanto al centro. Ecco, nei circuiti stop and go è quello che succede. Si consumano tanto i freni e la parte centrale della gomma perché ti rialzi presto e quindi sfrutti tanto il battistrada, il cosiddetto battistrada, la parte centrale. E qua andiamo a frenare quasi sull'erba, non ci dà penalità ovviamente. E inizia l'ultimo giro. Molto lunga sta gara, ragazzi, più lunga delle altre, appunto perché se è vero che il giro qua dura pochino, è anche vero che 21 giri, porco zio, sono un po' troppi. Molto, molto smooth nella guida. Vedi come si intraversa il posteriore. Urla pure, fischia. La cosa buona di avere i freni consumati è che posso frenare tantissimo anche in curva. Abbiamo 16 secondi di vantaggio su Remy Fenney che ha superato Tegan Sawyer. Non so da quanti giri, in effetti adesso solo me ne sono accorto. La cosa bella è che anche se non cadi comunque la moto si sporca. Vedete il portatarga? Quelli sono pezzi di gomma che si staccano e vanno appunto sul portatarga. Ancora una volta lungo, la stessa curva di prima. Vabbè, ormai è vizio a tagliarla. E ci ha dato mezzo secondo di penalità stavolta. Vabbè, dai, 7 decimi e mezzo ci possono anche stare in una gara da 20 giri e passa. Staccatona qua, per così dire. Non si ferma, non si ferma per niente la moto. Vediamo come siamo arrivati alla fine della gara. Allora, anche il posteriore è diventato rosso perché lo stiamo sfruttando parecchio. L'anteriore è sempre solo la parte centrale che si è consumata. Occhio qua. Sinistra e destra, subito la terza. E ci andiamo a prendere questa vittoria molto importante perché ci dà molta sicurezza per le prossime due gare. Su Remy Fenney che arriverà in seconda posizione, infatti. E 9.000 creditoni per noi che però adesso ce li ciucceremo tutti per ricomprare i pezzi usurati. Vabbè che le pastiglie ne avevamo già un bel po'. Vediamo un po' di rimettere a nuovo questa moto per poterla riportare poi al prossimo GP. Interessante sto campionato comunque. Allora, officina, assemblaggio, guarda le pastiglie come stanno messe male male male. Togli, togli, togli e cambia. Madò, stanno a zero proprio. Noi stavamo frenando coi pistoncini praticamente.
Vabbè, queste sono consumate, ma sono già montate sulla Kawasaki. Vabbè. E vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Rimontiamo quelle e anche queste le togliamo. Non le butto, ragazzi, perché sto cercando di prendere l'obiettivo di fare una gara, di finire una gara con pastiglie e gomme che sono in condizioni critiche. Rimontiamo queste Jaduin. E non so, ragazzi, c'è qualcos'altro da cambiare? Sì, le gomme. Va bene. Olè. E montiamo ovviamente delle Diablo Rosso 4. Tanto per star sicuri. Va bene, ragazzi. Allora io vi risparmio adesso il montaggio e lo smontaggio delle gomme. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Noi ci aggiorniamo poi per il prossimo video. Mi raccomando di seguirmi anche su Twitch e Instagram. E molto importante anche che voi mettiate l'iscriviti al canale. Ragazzi, cerchiamo di arrivare a 500 e poi vi faccio un bel regalino. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Un bacione. Ciao a tutti! Woo!